Bentornati a colazione coi Braditi. Questo lunedì continuiamo la serie di episodi sulle cose strane, non Sì. convenzionali, virgolettate, Ma virgolettabili. virgolettabili anche, Virgolettabili, quindi esatto. Di cosa parliamo parliamo oggi? di automobili o comunque Veicoli, veicoli. esatto, perché Non automobili so. per modo di Sì, dirlo. all'inizio ci eravamo limitati in automobili strane, poi abbiamo deciso di È espandere degenerata. il campo. Sì, anche perché abbiamo trovato cose, io almeno mi sono ricordato, diciamo, di cose un po' particolari per quello. E inizio io allora. Inizia tu, Cosa vedi? stupiscici. Cosa Allora, vedi? innanzitutto vedo la macchina dei Simpson. Com'è che si chiamava? La cuca... No, la cucaraccia c'era il clacson. Esatto, no, la cucaracha o comunque la musichetta messicana. No, è praticamente la macchina che Homer fa costruire quando ritrova suo fratello nell'episodio. Adesso non mi Ok, sì. ricordo di preciso l'episodio, però è la macchina che Homer progetta e manda sul lastrico il fratello perché. Che era quello ricco che aveva la casa Esattamente. La casa di di produzione produzione automobilistica. automobilistica, vero, E la macchina è stata praticamente riprodotta con degli scarti da, com'è che si chiamava là? La casa produttrice. Comunque era stata costruita per la 24, l'Emar. 24 ore di Le Mans, Esatto, esattamente, non mi veniva il presuppongo. nome. E il modello si chiama difatti Homer, è la Homer. Beh, giustamente. Ma c'è la clacson anche quella. Piripipiri, Direi proprio piripipiri. di sì, credo che sia stata riprodotta in modo fedele, io almeno spero Mi per sembra quello. giusto. Sei lì che stai correndo e ti senti piripipiri, E non capisci, piripipiri. no, era anche, dov'è che, ah, nel furgoncino di Addaddy, quello lo faremo in un altro episodio, allora, no, non è vero, però è bello ricordarselo. No, la cosa che mi piaceva particolarmente è il fatto che ci sia la cupola per i bambini, perché Però... quella insonorizzata, beh, Sì, così giustamente, non hai due possono ogni 5 figli, secondi allora, dire: ma siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati, esattamente. siamo arrivati, siamo... Tre figli hanno. Sì, però, vabbè, lì ci mettono Bart e Lisa, Maggie Maggie non dove? parla, quindi. No, Maggie di Ovviamente, solito sta facciamo. davanti o al centro tra Bart e Lisa. E il nonno dietro nel bagagliaio. Mi sembra giusto. Non vedi l'ora, che c'è il È tuo ben posto. tenero. No, nonno Simpson, Ah, Abram. Abram. Abram Simpson. Prego, è la tua volta. Beh, il mio veicolo non è proprio un veicolo. Ecco. Nel senso, ha le ruote e si può muovere. Ma. Ma, come fai vedere, No, è delizioso. è un barbecue. E praticamente nel 2005, in agosto, c'è stata la finale di questo contest che si chiama What You Can Any. What Can You Any? Che praticamente l'EMI, per chi non lo sa, è un tipo di motore che ha la camera di combustione semisferica. In Ok. inglese è emisferic, quindi è. Tutto E ha il concorso senso. prevedeva di usare questo motore da 5,7 litri, circa 350 cavalli, per far funzionare qualcosa di diverso, no? E Tim Kovalev ha deciso di farci funzionare un barbecue, Ma come lo giustamente. guida? Cioè, No, non lo guida, come. secondo me è tipo rimorchietto. No, Ah, il ok. motore può Cioè. funzionare il Ah, il motore barbecue. va E fa. fra le Ah, caratteristiche giusto. speciali, può cuocere fino a 240 dog in 3 minuti. Sono No, parecchi, davvero eh? tanti hot dog. No, fra tipo gli altri finalisti del concorso c'era anche tipo uno spazzaneve, la giostrina che va in giro, poi quella che c'era. Ah, quello per pattinare il ghiaccio, un triciclo, questo qua. Alla fine ha vinto il triciclo. No, Non mi avrebbe sembra giusto, dovuto. era Ma meglio sì, il barbecue. Anche se decisamente. effettivamente, sì, non è che si muove. Però, Però cioè, il 200 e barbecue. passo hot dog. 240 dog. No, non c'è molto da Gli dire hanno su dato almeno un questa secondo cosa. premio, Non pure. lo so, non credo. Però mi piaceva l'idea. Poi tutto bello Il premio col simpatia, quindi. mandorlato, Cioè, che è fatto proprio anche bene, cioè, si vede che è curata come cosa. con di fianco il porta oggettini per il barbecue. Vabbè, professionale. Andiamo avanti? Ah, tocca Ah, a lei. tocca a me. Allora, prendo il Usi il mouse. mouse. Ta 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 ta!
Ah, ma il monociclo di Mario Monociclo, esatto, chiamiamolo monociclo perché anche di questa cosa qua ne sono stati prodotti vari modelli. Ad esempio questo qui non è a motore, a spinta umana pedale, per quello, se no c'è anche poi quello È una fatto da... Sì, bicicletta. praticamente una bicicletta. Poi c'è anche invece il È modello, pericolosissima. anche letale volendo per quello, però... Qualcuno l'ha costruita, quindi qualcuno dovrà usarlo per forza. Funziona. Funzionano, funzionano. Anche il modello, quello dell'Harley Avevo visto Davidson. quello della Davidson. Esattamente. Però quello che rimane, secondo me, il modello migliore, se tu guardi South Park, dovresti sapere, è quello del Io non signor guardo. Garrison. No, è quello del signor Garrison, che sa che non andava a benzina, spinta, così, andava, diciamo, ad amore. Quindi, per chi volesse informarsi, se avete più di 18 anni, vabbè, dai, di Anche più di 14, che ne so, 30. divertitevi. No, la No, cosa cioè. bella del monociclo, Ma quando monociclo, freni? ripeto, ti diverrà, metti avanti i piedi probabilmente. Ah, fai la vecchia frenata in bicicletta Co così. ai bei vecchi tempi, Scusa. come una volta. Quando si era bambini non ci si preoccupava di Di rompersi avere tutte le due ossa. ruote, ecco. No, la cosa che mi piaceva comunque è che, diciamo, con questa forma ne sono stati prodotti davvero tanti, poi diversi o simili, Diversi però tipi. esatto, però non L'avevo visto esiste un qualcosa di po'. effettivamente commerciale, cioè non vedrai mai Ah, non c'è qua. un tipo un modello commerciale, sono tutti concept. No, sì, dovrebbero essere tutti. Io almeno non ho trovato nulla a riguardo, No, però. cioè, l'avevo visto tanti di questi monocicli. Ma anche perché effettivamente, anche se lo inizi a commercializzare, cioè, non credo che te lo comprino in tanti per quello, Vabbè, quindi. non importa tanti, l'importante è la qualità. Lo fai pagare 100.000 Ah, euro. ovviamente ne fai 5 all'anno, quindi. Sono 500.000 euro. Quante persone ci vogliono per farlo? Quello lì a bicicletta, una, ne devi fare 5 Sono all'anno. idee di marketing, quindi se avete un lavoro da offrire a Tama a riguardo, per quello sapete le sue Anche idee, no, però sapete. niente. No, non lo so, mi ha sempre lasciato perplesso. Se vuoi proviamo a costruirne uno, poi Credo dopo hai tutto l'onore di provarlo, dopo che sia. vediamo. Ci ho sempre pensato come trappola morta. Perché tipo quello Lo dell'Harley Davidson ha il motore, no? Quindi è pesante, in fondo è difficile è. Più che altro quando ti fermi poi, quello è il problema. Nice, che. C'è il cavalletto, credo, tipo la moto, devi essere veloce a metterlo. no? C'hai i piedi, sei seduto per terra. Per quanto? Questa è una bella Per quanto rimani seduto e domanda. per quanto ci vuole a rimanere da seduto a sdraiato, a rimanere, ad arrivare. Madagascar. Ah, questa è una bella domanda, alla quale non risponderemo perché è ora del mio Ecco, prossimo veicolo. passiamo ai veicoli che Oh. sono più amichevoli con la gravità. Oddio! Allora, questa è Cosa? lo Shinon Zeppelin. Comunque, è un primo modello e anche unico, immagino. Di macchina di Di. No, distruzione di massa con la pa. no, Sì, signora, si sposti da lì. locomotiva di vagone a propulsione, cioè usa un'elica per muoversi, no? E usa un BMW da motore BMW da 12 cilindri, che prima veniva usato che, ovviamente negli aerei per Posso fare una domanda? muoversi. Sì. Quante persone sono morte prima che si capisse che era una cattiva idea? Ecco. Questo non ho indagato, ma no, Ecco. C'è un ma. ha stabilito il record di velocità. È stato costruito negli anni 30. Nel 1931 ha stabilito il record di velocità per i treni. Faceva i 230 km all'ora. Questo vagone di 25 metri. Era una trappola mortale praticamente. Chiaramente aveva anche dei difetti, altrimenti Non viaggeremmo. l'avrei mai detto che avesse dei difetti. Infatti, Viaggeremo tutti su quel vagone. No, mi comunque. chiedo perché non ci siano più i treni con l'elica davanti. No, è dietro l'elica. Come dietro? Vedi che nella foto c'è un treno che viene verso di noi, l'altro va verso di Non loro. voglio più sapere nulla a riguardo. Il record è rimasto imbattuto fino al 54, quindi comunque una ventina d'anni abbondanti se la tenuto.
No, che problemi avere? Chiaramente non ci si poteva attaccare dietro molta roba perché c'era l'elicona. Mi sembra il minimo. Per spostarsi, tipo cambiare vagone, cambiare binario nella ferrovia, no? Fare movimenti nella stazione. Rischiavi di sfregiare gli No, altri dovevo usare treni. un altro motore. Come un altro Eh motore? sì, perché quella delica andava solo nelle lunghe distanze, perché altrimenti non era abbastanza potente. E quindi dovevo usare un motorino ausiliario. Quindi. E in più si sono accorti che era, Che la come vita dire, facile faceva no, schifo allora che era facendo le cose pericoloso. Cioè, che complicate. Anche secondo una me delica. ci potevano arrivare un pelo prima. Tipo, oh, mettiamo un'elica gigantesca nel retro di un treno in una stazione affollatissima. Mi sembra una buona idea. Cioè, nel senso, Divertente, ottimo. È stato arrestato il costruttore, spero. non lo so. Ecco, questa è una di quelle cose che Crimine davvero. contro l'umanità. Sì, però ti fa dire. Umanità. Perché? Beh, non è mai stato messo in uso, è sempre stato in fase prototipo, quindi. Non è mai nemmeno stato. Cioè, non è nemmeno mai stato messo al bando, però. Cioè. Beh, non ci sono più, hanno deciso che non la facciamo più. Ma come mai sembra. No, È una di quelle cose che il giorno prima dici, ah, ho avuto una grande idea, così poi il giorno dopo arrivi e dici, ma perché? Perché nessuno mi ha forse non fermato? era quello. Continuiamo con le buone idee? Perché questa è un'ottima idea. Ma è vera. Non è un elicottero, non è un No, furgoncino, chiaramente. È un è elifurgoncino. Lefner Rotbuggy. O Rotabuggy, non ho capito bene la pronuncia, però Ok. diciamo Rotbuggy, oppure Lefner per amicizia, D'amicizia. per gli amici. No, praticamente questo sì, è un incrocio tra un furgoncino e un elicottero costruito durante la Seconda Guerra Ma cosa Mondiale. doveva fare? Trasportare truppe, tipo? Cioè, doveva essere un mezzo di trasporto comodo perché poteva andare sia sulla terra, sia... Ah, Sia cioè, per non vedo aria. niente di pericoloso nell'elica a questa altezza, più o meno. Anche qua, dopo che ho letto, ne esiste un solo modello in un museo e lì è rimasto, giustamente. Cioè, anche questa è una di quelle cose che dove dici, cioè, È geniale, però ecco, poi dopo ti accorgi, non era così geniale come no, pensavo. perché tu dici, cosa faccio io se unisco A e B? Ah, verrà fuori C? No. No, non si unisce, non sono Non è compatibili le due elettrico. cose. Metto il cerchio dentro il buco Non quadrato, così. Ottima idea. entra. Comunque devo dire che abbiamo pensato, se hai finito più o meno il discorso Se sul non c'è furgone, nient'altro, c'era solo cioè. uno sfogo. Sì, di questa cosa si può dire solamente che è orribile. È decisamente angosciante. Abbiamo usato più o meno, cioè siamo giunti più o meno allo stesso veicolo. Sì. Sì, perché io ho portato questa, che è l'Avrocan dal VZ9, o per gli amici Avrocan, che. Ah, non è quello per pulire per terra, allora. Sembra un Roomba, come si chiama? Quel robottino che va in giro e pulisce per terra. Con l'unica differenza che è 5 metri e mezzo di diametro, Familiare, ma la quindi. cosa stupefacente è 1,5 m tipo d'altezza. Cioè, e doveva essere tipo Da terra o aereo almeno. un super elicottero, tipo. Doveva essere, era uno dei primi aerei a decollo verticale, infatti c'ha il rotore centrale Il rotore spinto, centrale. sì, vedi? C'ha un mega elicone centrale, Ok. spinto da tre Ah, pensavo che motori. fosse il filtro per la polvere, L'aspiratore. esatto, a sto punto. No, Non so. aveva tre motori che lo spingevano, no? Ha messo il Ok. triangolo. Doveva essere questo super elicottero dalle super prestazioni. In realtà, L'idea tipo. viene dall'Area 51, tipo. No, però ci arriverò io con il discorso perché Ok. c'è un piccolo sfondo. No, allora doveva fare le super prestazioni, doveva volare tipo a 450 km all'ora, volava a 50 più o Ok. meno. Doveva Ci hanno avere tipo fregato. 1200 km d'autonomia, 150 che è lì, quindi. Ci hanno Però provato. 150 km d'autonomia, magari lo metti vicino dove doveva volare, poteva anche essere utile. Doveva volare
sui 3000 metri, chiaramente, essendo una... volava a 0,91 metri da terra. È stata un'idea geniale. Ah, chiaramente poteva poteva portare solo due persone. Ah, una da una parte e una dall'altra per bilanciare, ovviamente. E uno doveva per forza essere il pilota e l'altro un ingegnere, quindi era una cosa inutile. Questa cosa era inutile. Era una spesa di soldi, tempo e dignità, soprattutto. Sì, infatti, dignità. Il progetto è durato tipo 3 anni, dal 58 al 61, hanno detto, ok, questa cosa non funziona. Lasciamola fare agli alieni. Ecco, a proposito di Area 51 e alieni, no? Il piccolo discorso, cioè piccola parentesi. L'Area 51 è una base militare atta allo sviluppo di prototipi aerei, no? Ci censureranno il video, però no, continuiamo. Mi sembra abbastanza logico che qualche civile possa vedere un oggetto... come dire, che gli pare strano nel cielo di fianco a una base militare per sviluppo aereo. Mi sembra giusto. Cos'è quella cosa là in alto? Un uccello? Guarda quella cosa che si muove a meno di un metro d'altezza invece. Cioè, chiaramente non è il discorso. Ah, gli alieni non esistono. Chi lo sa? Boh, però, insomma, c'è un disco volante nel cielo. Nel cielo. Nel cielo, sì. È ben questo il problema. Cioè. Quindi... insomma, cioè, rivalutiamo un attimo la 51, questo mito. Poi chi lo sa, magari non vedrete mai questo video, non riusciremo mai a pubblicarlo, ci arresteranno questa sera e spariremo per sempre. Nel caso noi ci abbiamo provato. Io direi che questo video si è concluso qua. Con l'area 51. Con questo rantolo sull'area 51. Col terrore di essere sequestrati e sezionati. No! Solamente perché abbiamo offeso quello che è uno dei veicoli più no di sempre, perché non c'è niente da dire su questa cosa, eccetto un grandissimo no. Comunque, il video è finito. Se vi è piaciuto mettete mi piace, condividete, commentate i veicoli, quali vi è piaciuto di più, se conoscete veicoli più strani o a questo punto più inutili, perché un aereo che vola a un metro da terra non mi sembra o un elicottero furgoncino anche, esatto, che vi è piaciuto di più o che vi è piaciuto di meno, a questo punto. Noi comunque ci vediamo lunedì prossimo.